Buonasera. Buonasera. Siamo nuovamente qui con i nostri amici numeri e aspetto che qualcuno venga a farmi compagnia per rispondere a quelle che potranno essere le vostre domande su delle situazioni personali rispetto alle quali volete un consiglio. Ma che consiglio? Un consiglio su ciò che potete cambiare all'interno di voi per trasformare la situazione esterna. Ripeto che i numeri sono degli agenti creanti cosmici, sono delle frequenze estremamente precise che entrano in contatto e in risonanza con noi nel momento in cui poniamo una domanda e ogni frequenza numerica contiene quello che è un consiglio su ciò che dobbiamo effettivamente trasformare per ottenere una soluzione. Vedo che cominciano a esserci i primi collegamenti. Buonasera Raffaella, buonasera Sabrina, buonasera Donatella. Quindi i numeri rispondono alle domande che voi farete, ma non sono né oracoli né tarocchi. Quindi non si risponde a domande a cui è dato, a cui si deve rispondere sì o no. Andrà bene, andrà male, mi ama, non mi ama. No, non fate cortesemente queste domande perché i numeri non funzionano così. Non fate domande sulla salute, perché non si può rispondere alle domande sulla salute, è proibito proprio a livello legale. Possiamo solo andare a verificare quello che può essere un malessere interiore che ha causato il malessere esteriore, ma non possono essere date risposte, o previsioni sulla salute delle persone. Buonasera, ok, vedo che vi state, collegando. Molto bene. Quindi potete farmi le domande che desiderate su qualcosa che volete trasformare. Buonasera Antonella, mia fedelissima Antonella, carissima, mia moderatrice. E rispetto alle domande vediamo che cosa i numeri vi consigliano di trasformare. Generalmente parlano delle vostre nostre convinzioni limitanti perché sono quelle che ci offuscano. Ecco, vedo che è arrivata. Stanno arrivando le prime domande. Allora, cosa Francesca di Trapani, cosa posso cambiare in me per diminuire la disperazione? Ecco, questa è una domanda posta in maniera corretta. Molto bene, Francesca. Io qui ho i nostri amici numeri tra le mani, vediamo che cosa ci consigliano. Allora, guarda, è uscito un 1 in negativo, il ribelle, l'insicurezza. Non ti fidi molto di te, Francesca. Quando esce il ribelle, vuol dire che in questo momento hai una situazione un po' di conflittualità in cui vorresti riuscire a esprimere quelle che sono i tuoi risorse, i tuoi talenti, la tua vera personalità. Non ti senti ascoltata, per cui hai degli atteggiamenti un po' ribelli a prescindere, perché è come se qualsiasi cosa ti accadesse o ti venisse detta, tu la vivessi comunque sempre come una forma di incomprensione nei tuoi confronti. E il problema è questa grande insicurezza che hai dentro, questa grandissima insicurezza, la paura di fare qualsiasi cosa. Anche se questa disperazione ti arriva probabilmente da una situazione particolare che hai vissuto, adesso si è generata una situazione per cui non ti fidi a fare più nulla. Invece è importantissimo che tu faccia almeno una cosa, una, ricomincia dall'uno, da te, fai una cosa da sola per te e riprendi fiducia in quel modo. Ok? In bocca al lupo, Francesca, tanti auguri. Allora, vi ricordo una cosa: i consulti numerologici prendono un sacco di tempo. Quello che qui stiamo facendo, perché poi da qui si dovrebbe approfondire, è darvi veramente una piccola risposta, proprio una rispostina, un input, ok? Rispetto a quello che chiedete, perché le cose andrebbero molto approfondite. In questa sede ci dobbiamo, come dire, accontentare, però già sono degli spunti su cui è utile poi poter lavorare. Allora, Sonia Ciarrocchi chiede come posso sviluppare i miei doni. Ok, vediamo un po' per Sonia.
Oh, guarda, è uscito un 6 negativo, Sonia. Il martire, il sacrificio, cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento, per sviluppare i tuoi doni, devi pensare un pochino di più a te stessa. Tu senti molto il bisogno di aiutare gli altri, di essere altruista, di fare delle cose. Sei una persona generosa, sei una persona molto amorevole, molto affettuosa. Senti molto il bisogno di accudire, tutelare le altre persone. A volte lo fai anche troppo, prendendo di troppo la responsabilità per loro. Questo ti impedisce di pensare a te e a sviluppare i tuoi doni, appunto. Quindi quello che questo numero sta dicendo è metti dei confini tra quello che ti compete e quello che invece compete alle altre persone. Ed è questo spazio che creerai che ti permetterà di seguire in maniera istintiva con il cuore, perché se è uscito un 6 hai un grande cuore. I tuoi doni, lasciando fuori la mente, quindi lasciandoti un po' trasportare da quello che ti va di fare. In bocca al lupo, Sonia. Barbara Grossi, vorrei chiedere se c'è un consiglio in generale. Ecco, allora Barbara, se puoi riformulare perché è troppo vaga, ok? È meglio se ci focalizziamo su qualcosa di più specifico. Allora, vado avanti, Raffaella Mollica, come posso risolvere la mia situazione familiare? Allora, vediamo che cosa si può trasformare, ok? Barbara, se riformuli io volentieri ti rispondo, ok? Allora, la situazione familiare di Raffaella Mollica. Oh, ascolta, guarda che qui è uscito un numero maestro, Raffaella, il 22, il creatore, è la parola chiave realizzazione. Allora. Il 22 è un numero maestro. Io racconto sempre che ormai voi lo sapete che i numeri maestri si chiamano così perché sono dei canalizzatori nati che hanno il bisogno di mettersi in contatto con le altre dimensioni. Ricevono continuamente dei messaggi dalle altre dimensioni. Si chiamano maestri perché sono in contatto con i maestri e il loro compito è divulgare queste informazioni che ricevono che dovrebbero servire a elevare la frequenza del mondo. Sono dei numeri quindi piuttosto importanti e sono dei canalizzatori nati. Il 22, come vedi, il creatore, vuole assolutamente realizzare a livello pratico. Il problema, data la domanda che mi poni, è che 2 più 2 dà 4, il 4 è un grande tradizionalista anche in ambito familiare. E questo lo porta spesso a vivere le situazioni in famiglia in maniera un po' scostante. A volte, come dire, pensa che la situazione familiare che sta vivendo sia dovuta a dei cambiamenti che debbono avvenire nella situazione o nelle altre persone, non si rende conto che lui ha un certo distacco invece in queste situazioni che crea un po' questo disagio. E il consiglio in questo momento, che ti danno questi numeri per risolvere la tua situazione familiare è di concentrarci su di te, sulle tue capacità realizzative. Invece di pensare alla situazione familiare, mettiti a realizzare quello che istintivamente ti nasce dentro, perché il 22 traduce i sogni in realtà. E non avere un atteggiamento necessariamente conservatore o tradizionalista all'interno della famiglia. Non è detto che si debba, tra virgolette, scusate la brutalità, tenere una situazione familiare a tutti i costi. Ecco, e non aggiungo altro. In bocca al lupo, Raffaella. Candida Stella Tunno, come posso liberarmi dal mio stato d'ansia? Vediamo un pochino che cosa te lo fa tenere, Candida, questo stato d'ansia. Vediamo qual è la convinzione limitante. Vediamo un po'. Oh, è uscito un 16, il perfezionista, l'assolutismo. Ed è un numero karmico. È un numero karmico. Allora, il perfezionista, parola molto chiara. Siamo andati tutti nella mente e quando siamo nella mente vogliamo avere tutto sotto controllo e quando qualcosa ci sfugge è chiaro che c'è l'ansia. Non solo, ma questo ti porta anche a vivere male le tue emozioni, non le senti, hai chiuso un po' il cuore e soprattutto critichi molto il mondo proprio perché non è perfetto. E in più rimandi la tua velocità quando avrai tutto, scusa, la tua velocità, la tua felicità quando avrai tutto sotto controllo. E questo non è possibile. La vita deve fluire come l'aria, come l'acqua, non possiamo controllarla, non più di tanto. Quindi bisogna fare pace con il mondo, accettare che non è perfetto e che se anche le cose non vanno come devono, come vorremmo, se ne fa un'altra di cosa, si rifà. Non esistono gli errori. Esistono esperienze per imparare delle cose, non esistono gli errori. Ok?
In bocca al lupo, Candida. Ciao, Vania. Claudia, brutta da Uria. Come si riesce a difendersi dall'energia negativa? No, questo è un altro tipo di discorso, Claudia. Per schermarsi dall'energia negativa, la prima cosa da fare è lavorare sulla propria energia, perché siamo noi a dare l'accesso, a lanciare la frequenza permette alla frequenza negativa di entrare. Quindi, prima di tutto, bisogna lavorare su di noi, sulla nostra integrità fisica, psicofisica ed emotiva, che non è semplicissimo, sono d'accordo, ma ci sono molte tecniche. Non dobbiamo mai pensare di essere in balia dell'esterno. L'esterno è sempre un'emanazione dell'interno. Ricordiamoci sempre che se in certe situazioni siamo a disagio, possiamo scegliere anche di andarcene, purché questo non sia sempre solo una fuga, ok? Ma si lavora in altro modo. Questo è quello che ti posso dire. I numeri non c'entrano rispetto a questa domanda, Claudia. Se vuoi riformulare, anche perché era qualcosa di diverso quello che volevi dirmi, ben volentieri ti rispondo. Francesca, da poco, un consiglio su come comportarmi, che atteggiamento a te verso un ragazzo che è un po' fuggente. Allora, Francesca, non sono tarocchi, non sono appunto. Ti diranno ora i numeri quello che tu devi cambiare nel tuo atteggiamento, ma non necessariamente perché questo ragazzo venga da te. Non parliamo di magie d'amore di questo tipo, ma parliamo di atteggiamenti interiori, ok? Allora, guarda un po' cos'è uscito. 14 l'amante, che è un numero karmico, e la parola chiave è desiderio, ok? Allora, in realtà il problema è che hai trovato qualcuno che ti fa da specchio, cioè il 14 è un numero che dice: se c'è qualcosa di bello, ci deve essere qualcosa di ancora più bello, e non ne è mai abbastanza. È un bulimico di esperienze, potrei dire tra virgolette un godurioso, prendila nel senso giusto del termine, per carità, perché ha bisogno sempre di fare esperienze. E quindi, se questo numero è uscito per te in amore, vuol dire che tu fuggi tanto. Fuggi tanto, hai trovato una persona che fugge perché tu desideri essere libera di fuggire, ma non desideri che lo faccia la persona che hai di fronte, e quindi ti sta facendo da specchio. Questo è lo spunto per te, per imparare a stare, a non fuggire sempre, non voler avere il controllo, e anche in questo caso su questa relazione, ma è importante che imparare che mettere radici e definire un proprio spazio non è una limitazione alla nostra libertà. Ok? Questo è l'atteggiamento che tu hai avuto finora nella vita sentimentale, così rispondono i numeri. E ora hai trovato uno specchio di fronte al quale ti fermi e ti interroghi. Mi fermo qui perché ovviamente ci sarebbe tanto da dire. In bocca al lupo, Francesca. Letizia Marmi, cosa posso fare per iniziare a tornare al lavoro? Per iniziare e tornare al lavoro. Quindi, Letizia, perché c'è stato un blocco sul lavoro, ok? Quindi, qual è il blocco sul lavoro? Vediamo un po'. Oh, beh, è arrivato il 33, numero maestro, che è il maestro, e la parola chiave è consapevolezza. Devi semplicemente ricominciare. Il maestro è il numero della compassione e della consapevolezza, appunto, è un numero di una grandissima apertura di cuore. C'è bisogno che tu creda nel fatto che tu sai canalizzare, c'è bisogno che tu creda nei messaggi che porti, e c'è bisogno che tu creda nella bontà del tuo cuore. In questo momento hai perso un po' la fiducia in questi atteggiamenti tuoi interiori, che sono realistici e reali. Quindi il consiglio che danno i numeri è: accogli ciò che arriva, non giudicarlo. Se non ti è gradito, fai solo da specchio. Il 33 è il numero del maestro, il maestro reale, colui che accoglie tutti, non giudica, non critica, ma permette agli altri di crescere facendo da specchio. Tu questo devi fare, questa è la tua natura. Quindi anche nelle tue attività, ricordati che è in questo modo che le devi impostare. In bocca al lupo, Letizia. Anna Tatti, sto facendo il percorso giusto, vediamo cosa dicono i numeri.
Allora, state andando, vedo anche Donatella Pulito, un consiglio generale su di me. Sono domande un po' troppo larghe per i numeri, ragazzi, sono troppo larghe, dovete andare su qualcosa di più specifico. Volete sempre le specificità? Quando ci sono, non arrivano. Anna Tatti. Allora, è uscito, scusa un attimo, vediamo. Anna Tatti, è uscito il 5, il cercatore, la libertà. Allora, sicuramente c'è tanta bisogno di libertà dentro di te e c'è tanto bisogno di sperimentare. Sei una persona sicuramente molto molto curiosa, a cui piace provare un po' tutto. Allora, il 5 ti sta indicando che è giusto assolutamente ascoltare tutte le tue voci interiori. Ma per capire che è il percorso giusto è importante anche dare un ordine di priorità, perché il 5 è un po' un fuggitivo, ok? È un altro numero che tende a far fatica a mettere radici, non come il 14 che estremizza questo aspetto, ma nello stesso modo. Ricordi che il 5 comunque ti chiama anche al mondo dello spirito. Quindi in questo momento il tuo percorso va bene, sperimenta, prova, libera. Ma non deve essere un percorso che ti porta alla fuga, bensì a costruire qualcosa, ok? Quindi a mettere anche delle radici. Quindi valuta bene se effettivamente ti stai riempiendo di esperienze sicuramente utili e produttive, ma nello stesso tempo questo ti serve, come dire, un po' a riempirti e a non essere qui nel mondo. Ok, perché in questo caso bisogna lavorare sul radicamento, allora diventa corretto il percorso. In bocca al lupo, Anna. Allora, vado avanti. Sunny Street, come posso migliorare l'ambiente di lavoro? Allora, qui ovviamente la domanda corretta, la risposta che ti arriverà è su cosa puoi cambiare tu quando sei nell'ambiente del lavoro, perché dobbiamo smetterla di pensare che sia sempre colpa degli altri. Allora è uscito un 2 negativo, Sabrina. L'orfano, la parola chiave è la dipendenza. Ok? Allora, tu sei una guerriera in realtà, quindi questa è una carta molto particolare da leggere nei tuoi confronti. È un numero particolare, non una carta. E l'orfano è colui che in realtà ha una fase di insicurezza e quindi cerca sempre maternage, cerca sempre protezione, cerca sempre qualcuno, come dire, sotto la cui ala mettersi. Però richiama soprattutto a una cosa l'orfano, e cioè che c'è bisogno che tu faccia le cose da sola, il che vuol dire che al di là di com'è l'ambiente di lavoro, quello che puoi modificare tu per starci bene è coinvolgerti con quello che è il tuo lavoro e portare avanti le cose da sola, senza contare necessariamente sull'aiuto di qualcuno e tantomeno sulla convinzione che se qualcuno non dice, non fa, non briga qualcun altro, tu non puoi fare. Ok? Questo è il consiglio che viene dato oggi dai numeri. In bocca al lupo. Maria Palermo, cosa posso fare per credere di più nelle mie capacità? Ecco, questa è una domanda assolutamente pertinente. Vediamo un po'. Oh, è uscito il liberatore, il 9 è la parola chiave compimento. Allora, il 9 viene a dirci che il 9 è un numero un po' magico, perché contiene un po' tutti i numeri ed è un grandissimo idealista. E è un numero anche molto generoso e che ha molta voglia di stare nella socialità, nel rapporto con gli altri, è anche un po' teatrale. È un numero che però vive tutto quello che accade nel mondo come se appartenesse a lui e quindi a volte vive anche le emozioni in maniera esagerata. Per credere di più nelle tue capacità, in realtà, c'è semplicemente bisogno A di riconoscerle, perché se è uscito il 9 vuol dire che ci sono delle capacità realizzative e anche delle intuizioni che ti arrivano che sono potentissime e vanno riconosciute, vanno ascoltate e seguite. Il 9, tuttavia, è un idealista, ma che ha bisogno di stare coi piedi ben radicato per terra per realizzare i suoi alti ideali. Quindi, Maria, in questo momento per credere di più nelle tue capacità, metti un confine tra te e il mondo. Sembrerà in contraddizione con ciò che ho detto prima, ma non lo è, perché se tu senti troppo, sei troppo sensibile,
Vai in paranoia, a un certo punto soffri troppo. Quando soffri troppo, vai in protezione, ti chiudi, non senti più niente, ti distacchi dal mondo e non vuoi più avere niente a che fare. Quindi lavora su avere il giusto rapporto con l'esterno. Ciò che accade ti può, come dire, possiamo comprenderlo, ma non necessariamente viverlo. Se una persona accanto a noi è depressa, non ha senso che siamo depressi anche noi per simpatia. Perché questo ci porta semplicemente a essere in due persone nella buca. Mentre io devo star fuori dalla buca se voglio dare una mano alla persona che è finita nella buca, altrimenti non posso trovare una scala da portarle, una fune, qualcosa. Ok? Quindi metti la giusta distanza perché così potrai vedere che realizzi. In bocca al lupo, Maria. Chiara, uè, ciao Chiara. Come posso equilibrare vivere spiritualmente e in maniera terrestre? Meno male che ti conosco. Starei facendo una ghignata. Vediamo che cosa esce. Ah, tesoro, è uscito il 22 di nuovo, il creatore. La realizzazione. Vale un po' quello che ho detto prima. Non so se hai sentito la risposta che ho dato prima. Perché, allora, il 22, quello che desidera fare, lo può fare. Traduce i sogni in realtà. Ed è un numero molto spirituale, essendo un numero maestro, quindi la canalizzazione, le intuizioni, la capacità di portare qui delle visioni superiori, evolutive per il mondo, ci sono tutte dentro di te. Però è importante non essere in conflitto con il mondo. Il 22 ha un po', essendo la base 4, perché 2 più 2 fa 4, ha questa base in cui cerca delle sicurezze, cerca delle certezze, cerca delle risposte. Se non le ha, si sente bloccato, non sa come proseguire. Questa è la parte più terrestre proprio del 22, questo 4, che è anche il numero della forza, perché c'è molta forza nel 4 e di conseguenza nel 22. Quindi per mettere un equilibrio tra queste due parti, basta che tu non le veda come distinte. Tu hai in questo momento senti questa scissione tra questa natura spirituale e questo mondo che non l'accogli. Ama il mondo perché amandolo porti la tua natura spirituale nel mondo. La natura terrestre, la tua maniera terrestre di esprimere la tua spiritualità sarà quella di realizzare le tue intuizioni sulla terra, tradurre i sogni in realtà. Le idee, i sogni che arrivano da altrove, tradurli in materia. Ci sarebbe sempre tanto da dire. In bocca al lupo, Chiara. Vado avanti. Grazie, Claudia. Vado avanti. Stefania Esposito chiede se riuscirò a realizzare i miei progetti. Allora, io posso guardare, Stefania, cosa blocca i tuoi progetti o cosa fare per incentivarli. Ok? In questo modo rispondono i numeri. Vediamo un pochino. Allora, è uscito un 7 in negativo, il solitario. La critica. Allora, per realizzare i tuoi progetti è molto importante fare pace con il mondo. In questo momento il mondo lo vedi come qualcosa di negativo. Vedi l'immagine, la persona in cima alla torre è andata tutta nella testa. È andata tutta nella testa e critica il mondo e quindi si sente un po' sola all'interno di questo mondo così imperfetto. A cui spesso viene data anche la colpa delle nostre non realizzazioni perché il mondo è così, va così. Va così perché noi contribuiamo finché non cambiamo le nostre frequenze interiori, contribuiamo a far sì che rimanga così finché non cambia il nostro livello di coscienza. Per riuscire a realizzare i tuoi progetti è importantissimo riaccogliere le radici, riaccogliere di essere sulla terra, riaccogliere che la terra è un ambiente meraviglioso e amarlo. Un po' concatenato alla risposta precedente. Allora si realizzano i progetti. Se resto nella critica, nella chiusura, tutta nel mentale sul devo riuscire, devo realizzare, devo fare, deve essere tutto fatto perfettamente, non potrò scaricare questa energia che mi va tutta lì nella terra, cioè nei piedi e quindi nel mondo. In bocca al lupo, Stefania. Come faccio a sapere quali sono i miei doni? Allora, Laura Melluso. Vediamo un po' perché non riesci a trovare i tuoi doni, perché non riesci a comprenderlo. Questa sarà la risposta che ti danno. È uscito un 8, il potere, il sovrano.
C'è molto controllo in te, molto, molto controllo. Sei una persona molto pratica, molto affidabile, molto organizzata. Quando dici fai, ma c'è molto controllo e a volte fai fatica a mettere insieme il cuore con la mente. O sei tutta cuore o sei tutta mente. E quindi poi ci sono le conseguenze secondo che tu sia nell'una o nell'altra azione. Per capire quali sono i tuoi doni, hai bisogno di lasciar fluire di più la vita, di non voler capire con la mente, ma di aprire i segreti del cuore, apriti al sentire e lascia che le cose fluiscano e allora ti si manifesteranno i tuoi doni. Permettiti di fare delle cose, tra virgolette, senza senso. Ok? Senza senso. Cioè, in cui l'unico senso è mi va di farle, mi piace farle, mi sento trasportata a farle, senza chiederti perché, per come, cosa mi porterà, perdo del tempo. No, se vuoi capire i tuoi doni. Visto che Lotto è un grande organizzatore, è un grande realizzatore anche quello, deve però accordarsi col cuore. E il cuore è sentire. Sentire e fidarsi del sentire. In bocca al lupo, Laura. Vado avanti. Rita chiede cosa devo sapere ora. Mi spiace, Rita, non posso rispondere a questa domanda, Rita Fogliani, perché devo rispondere a delle domande un po' più precise. Cosa devo sapere ora? Su che cosa? Se c'è una domanda specifica posso rispondere. Allora, Diana chiede: riuscirò a vendere casa a breve? Allora, ripeto che questi non sono tarocchi, quindi questi non vi danno delle definizioni di quello che accadrà, di quello che non accadrà, ma di quello che dovete cambiare dentro di voi. Per cui io posso guardare, Diana, cosa devi cambiare dentro di te per vendere casa, se c'è un blocco dentro di te per vendere la casa, ok? È uscito di nuovo il 22. Stasera dei grandi maestri, 22, il creatore, la parola chiave realizzazione, di nuovo. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà tu sei una persona estremamente pratica, capace, organizzata, in contatto fortemente con l'energia transpersonale che arriva dalle altre dimensioni, sai realizzare tutto molto bene. Quindi la domanda perde quasi di senso in questo momento. Riuscirò a vendere casa breve? Io non lo so, i numeri non rispondono a questo, ma in questo momento non ci sono dei blocchi rispetto alla vendita della casa. Come posso aiutare il mio cane Lucky? No, allora ragazzi, io adesso comincerò a purtroppo non rispondere alle domande che non sono pertinenti. Ripeto che i numeri rispondono su che cosa posso cambiare di me rispetto alle situazioni esterne. Quindi tutte le domande tipo quando succederà questo, mi ama o non mi ama, sì o no, cose del genere non sono pertinenti con i numeri, quindi io non sono in grado di darvi una risposta, ok? Quindi, Rosanna, io ti faccio tanti aiuti, tanti in bocca al lupo per il tuo cane, e in bocca al lupo per il cane, vabbè. Tanti auguri per il tuo cane, sperando che possa stare meglio al più presto. Noemi, ciao Noemi. Ci sono e in che direzione vanno i miei cambiamenti? Ripeto, anche questa è una domanda da tarocchi, ok? Quindi non è corretta. Io ti posso dire che cosa devi trasformare dentro di te, ok? Rispetto a cosa devi cambiare, trasformare. È uscito il 2, il fanciullo, la sensibilità, ok? Che cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento nella vita i nostri cambiamenti devono andare in una direzione fluida, morbida, accondiscendente, non dobbiamo farci largo nella vita sgomitando, bensì fluendo, con l'arte della gentilezza, della generosità e dall'armonizzazione. Per te è una prova, per te è una prova tirar fuori questo tuo aspetto, perché in genere vai avanti molto, come dire, con un'energia possente, un'energia diversa. Quindi per cambiare, per avere dei cambiamenti reali, dobbiamo tirare fuori questa parte molto più armoniosa. In bocca al lupo, Noemi. Angela Carrara, sto scrivendo un libro, è quasi finito, ma non riesco a decidere, inviarlo a qualche editore. Una volta l'ho fatto, ma sono loro a no, non capire. Lo so. E la domanda, perdonami, Angela, qual è? Non
non riesco a darti una risposta su questo, non capisco. Donatella Pulito, ho un dono, riuscirò a svilupparlo a breve. Ragazzi, non ci siamo con le domande, non, i numeri non danno risposte sui tempi, danno risposte su quello che ostacola, sugli ostacoli che ci sono nella nostra vita e va a vedere dove sono prodotti da noi e che cosa dobbiamo trasformare dentro di noi, ok? Allora, Donatella, è uscito un 3 in negativo, lo straniero, e la parola chiave è imitazione. Allora, un dono ce l'hai, che è quello di una capacità comunicativa pazzesca e di una grandissima creatività. Tu sai parlare con tutti, e perché hai una capacità che è quella un po' del camaleontismo, in senso positivo, che però se è uscito un 3 negativo ti sta dicendo che vai in eccesso, e cioè, mi spiego meglio, quando tu incontri qualcuno sai porti esattamente nella maniera giusta per far sì che l'interlocutore parli con te. È un po' il divento come tu mi vuoi. Quindi tu da un lato sei abilissima nel comunicare e nel creare relazioni con le persone, ma questo fa sì che tu sia sempre un po' in maschera. Quindi quello che questo numero ti sta dicendo, concediti anche di essere te stessa, anche se potrai non piacere, perché il 3 negativo ha il terrore del rifiuto, ok? Il tuo dono, i tuoi doni, creatività, comunicazione, eventualmente anche altro, si svilupperanno nel momento in cui avrai il coraggio di mostrarti per ciò che sei, indipendentemente dall'accettazione e dal giudizio esterno. In bocca al lupo. Allora, Alina, ultimi anni, tanta difficoltà di trovare un lavoro. Allora, ragazzi, non sono domande da tarocchi. Io ti posso dire, Alina, cosa tu stai facendo dentro di te che blocca la situazione anche lavorativa. Poi, ovviamente, i tempi sono quello che sono. Vediamo un po'. È uscito di nuovo il 2. Il fanciullo, un 2 positivo però, ok? La sensibilità, ok? Allora, che cosa dice il 2? Il 2 sta dicendo che in questo momento, se tu vuoi provare a cambiare la situazione lavorativa, non devi mettere via tutta la rabbia, devi mettere via tutta la critica e devi lavorare sull'armonia, armonia che tu hai dentro, di cui sei capace, devi tirare fuori quella parte lì. Se in questo momento sei arrabbiata per le difficoltà, per l'incomprensione o quant'altro, non andrai avanti. Dobbiamo amare, ricordiamoci questo, se noi vogliamo trasformare, tra virgolette, i demoni, non è scacciandoli che lo facciamo, ma è amandoli, accogliendoli e mostrando a questi demoni la loro luce. Ok? In bocca al lupo, Alina. Allora, niente è possibile avere una risposta. No, allora, non si può non chiedere. Mi dispiace, non escono i numeri così del tipo un numero per me, per favore. No, no, bisogna fare delle domande. Mi dispiace, Rosalia. Elvira, vorrei avere chiarezza su una situazione. Consiglio di lasciare andare o aspettare? Allora, non ti darò una risposta di questo tipo, ribadisco, oggi siete parecchio discoli, ma ti dirò cosa devi cambiare dentro di te, per capire che cosa fare, se stare o lasciare andare. Ed è uscito un 5, il cercatore, e la parola chiave è libertà. Che cosa vuol dire questo 5? Vuol dire che tu sei una persona che ama molto la libertà, moltissimo. E però il 5 che cosa fa? Il 5 ama essere libero, ma non ama che gli altri facciano la stessa cosa nei suoi confronti, che quindi siano liberi da lui o che si sentano liberi di andare e venire. Quindi impara tu a mettere le radici, vivi l'esperienza. Il 5 è un numero molto curioso, con un fine intelletto, con una grande perspicacia anche nel capire e comprendere che tipo di persona davanti, ma aspettare, bisogna imparare a mettere le radici, cioè imparare anche che in una certa situazione bisogna anche stare e decidere che quella può essere una situazione valida da portare avanti, ma non necessariamente rispetto a questa tua situazione particolare, ma nella vita, come atteggiamento di vita. Basta fughe, bello sperimentare, bello provare tante cose, ma bisogna creare un ordine di priorità. In bocca al lupo, Elvira. Oh, Barbara Grossi, questa è una domanda molto giusta. Come posso dismettere l'aspettativa verso gli altri? Oh, perfetto. Molto bene, andiamo a vedere qual è la convinzione che non ti permette di farlo. L'otto, il sovrano. Allora, è la parola chiave potere.
Per dismettere l'aspettativa verso gli altri, abbiamo bisogno di toglierci un'immagine che è quella di essere una persona che ha tutto sotto controllo, che sa governare benissimo gli eventi della sua vita, che ha potere di gestione e cominciare a tirare fuori quelle che sono le tue realistiche capacità, che sono l'organizzazione, la determinazione. Tu la capacità di realizzare, ce l'hai, la sai, la conosci. L'aspettativa verso gli altri è che tu ti aspetti che vedendo che gli altri, vedendo in te queste caratteristiche, ti assurgano un po' a esempio, a punto di riferimento, a persona, come dire, da tenere in considerazione in un certo modo. C'è questo vizio di forma, ok? Allora, qui questo 4, questo 8, scusa, che cosa ti dice? Che per lasciare l'aspettativa verso gli altri, smettere l'aspettativa verso gli altri, devi smettere anche tu di pretendere da te di avere sempre tutto sotto controllo, di dimostrare il potere, di dimostrare che sai fare, di dimostrare che sai realizzare. Quindi togli l'aspettativa che tu hai verso di te per riuscire a togliere quella che hai verso gli altri e accogli anche che certe cose possano riuscire, non riuscire, possano andare bene, possano andare male. Non esistono cose andate male, esistono solo esperienze, esperienze per imparare della vita. In bocca al lupo, Barbara. Ah, Carlotta, come fare per lasciare andare la mia ossessione per il controllo degli eventi? Ah, oggi molto controllo degli eventi stasera. Vediamo un pochino, Carlotta, che cosa esce per te. L'orfana, la dipendenza, un 2 negativo. Allora, la tua ossessione per il controllo degli eventi è data dal fatto che c'è una grande insicurezza dentro di te. Sei un po' una persona che ha bisogno, come dire, di sentirsi molto rassicurata e quindi fai molto affidamento anche sul giudizio degli altri. C'è molto bisogno da parte tua di sentire sempre che hai le spalle coperte, che sei in un posto confortante, confortevole, che ti dà sicurezza, che ti fa sentire sostenuta. E la convinzione forte che se questa situazione non c'è, tu non riesci a fare le cose da sola. Questo ti porta a cercare appunto sempre qualcuno, una forma di maternage che può crearti persino dipendenza nei confronti di qualcuno o qualcosa. Ok? Quindi il consiglio è per lasciare andare il controllo degli eventi, intanto datti il diritto all'errore, che è darsi il diritto ad imparare in realtà, prima cosa. Seconda, prendi un progetto, uno, portalo avanti fino in fondo da sola. Uno, comincia da uno, davanti fino in fondo da sola. Non è vero che se non c'è qualcuno a sostenerti, tu da sola non ce la fai. Non è vero. Da qui nasce l'ossessione, la paura di non farcela da sola. In bocca al lupo, Carlotta. Vado avanti. Isabella chiede, vorrei sapere i miei blocchi in questo momento. Ok. Vediamo, vediamo, vediamo. Il costruttore. Allora, il consiglio che ti sta dando il numero 4, che vedi che ha come parola chiave ordine, è che sei una persona sicuramente molto organizzata, metodica, affidabile, che ama comunque le regole, ama attenersi a un determinato modo di agire. Occhio però che questo non diventi rigidità. Occhio a non avere paura che se le cose non vanno secondo le regole, chissà che cosa succede. La creatività, ricordiamocela, è il frutto dello scardinamento delle regole. Per trovare un'altra composizione degli eventi, un'altra composizione degli elementi. Quindi concediamoci la fantasia, concediamoci la creatività. Ricordati che sei una persona molto forte, perché il 4 è il numero della forza. Quindi, in questo momento più che di blocchi, stiamo attenti a non esagerare nella determinazione. Sei anche un'instancabile lavoratrice, quindi datti anche le pause. Concediti che ci possa essere anche del disordine, ok? Concediti degli spazi ricreativi. In bocca al lupo, Isabella. Allora, Natasha, cosa devo cambiare nel mio atteggiamento? Ecco, questa è una
Domanda corretta. Allora, cosa devo cambiare il mio atteggiamento per Natasha? È uscito di nuovo il controllo. Allora, Natasha, anche tu, grandi capacità e grandi caratteristiche di volontà, sei una persona molto concreta, hai un forte contatto con la tua capacità realizzativa. Occhio in questo momento semplicemente a non creare una scissione tra la mente e le emozioni. Diciamo che è importante trovare il punto di equilibrio tra mente e cuore, perché quando tu ti metti in testa una cosa sei capace di non sentire più niente finché non l'hai realizzata. Se però ti innamori, per dire, la testa proprio non sappiamo più dov'è. Quindi c'è questo bisogno di bilanciare questi due elementi. Ma sei una persona che ha un ottimo contatto con la materia in realtà, anche a livello finanziario. In bocca al lupo. Ok, Stefania Esposito, non c'è problema. Allora, vorrei un numero sulle mie difficoltà a concretizzare a livello di lavoro, Sara Bernardi. Ok, vediamo. Oh, adesso vedo che cominciate a scrivere le domande in maniera più corretta. Per Sara, consiglio sul lavoro. Allora, in realtà, Sara, è uscito un 4 in negativo. Vedi che la parola chiave è il prigioniero. Necessità. Necessità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento c'è stato un fortissimo irrigidimento da parte tua, quindi le difficoltà a concretizzare sono date dal fatto che dentro di te c'è la convinzione che le cose vanno fatte assolutamente in quel modo. Se non vanno fatte in quel modo, non c'è nessun altro modo in cui possano essere fatte. È diventata una convinzione limitante, il si deve essere fatto, c'è una grande rigidità. Ok? Quindi e queste difficoltà a concretizzare sono date dal fatto che non permetti l'apertura a realizzare in modalità diverse, a concretizzare in modi diversi da come hai sempre pensato, da come credi che sia l'unico e giusto. Guarda oltre, guarda altrove, spazia, spazia con la mente, spazia con la fantasia. E allora concretizzerai, perché il 4 concretizza, concretizza. Bocca al lupo. Allora, Michelle Skyline, buonasera. L'amore per me sono solo. Chiedo un consiglio per un cambiamento. Va bene, vediamo che cosa trattiene. Cosa trattiene? Allora, è uscito il 4 positivo. Il costruttore e la parola chiave è ordine, come abbiamo già visto. Vedete che escono spessissimo gli stessi numeri, sempre nelle stesse serate. Succede sempre perché i gruppi si formano sulla base delle frequenze. Ogni volta escono gli stessi numeri. Io li ho tutti in mano, giuro, però escono spesso gli stessi e succede spessissimo. Nei corsi di numerologia non vi dico che cosa accade. Allora, il 4 ti sta dicendo che hai un modo di vivere il rapporto con un'altra persona con un grandissimo bisogno di sicurezza e di certezza rispetto alla persona. Quindi le fai un po' tanto le pulci, sei un po' molto in osservazione e si deve comportare in un determinato modo, se no non ci credo. Quindi c'è una chiusura da parte tua, c'è una chiusura da parte tua, perché quando poi la persona non risponde esattamente a tutte le domande o alle tue aspettative, tu la segui, ok? La mandi subito fuori dal tuo spazio. Quindi, come dire, apriti anche alla possibilità che una persona possa essere fatta come fatta, non necessariamente secondo un ordine che tu hai prestabilito, un cliché, perché altrimenti sei sola perché non riesci a... Cioè, possono avvicinarsi a te, ma fai una grande esclusione, grandissima esclusione. In bocca al lupo. Allora, un messaggio sulla famiglia, non posso, Simonetta, riformula perché ho bisogno di un contesto più preciso, non sono tarocchi, mi dispiace. Angela, al momento di scelte, sono in ascolto, ma non è facile, arrivano tante cose che fa la tentazione buttare il cappello in aria e stravolgere tutto. Chi lo sa, forse è quello che devi fare, Angela. Però, qual è la domanda? Io non posso dirti che cosa devi fare.
Come sai, non posso dirti questo. Vediamo cosa devi trasformare in te. Beh, in realtà è uscito il 9, il liberatore. E la parola chiave è compimento. Quindi che cosa bisogna fare in questo momento? Usare compassione. Usare tanta compassione. Anche per te stessa, ok? Compassione per te e per gli altri. Focalizzati sul bello che c'è. Perché il 9 è un grande idealista. Hai bisogno di ideali. Guardali, ci sono. Stai con la parte che ti fa stare bene, che ti fa respirare. Respirare. In bocca al lupo. Allora vado avanti. Grazie, questo che volevo sapere di me è molto bene, mi fa piacere. Un numero per me sulla mia situazione sentimentale, un garbuglio. Allora, vediamo cosa dobbiamo cambiare interiormente per la nostra situazione sentimentale, Maria Rita carissima. Un garbuglio. Abbiamo chiuso tutte le emozioni qua. Siamo andate proprio in una torre. Vedi il solitario, un 7 negativo e la critica? E sei lì che fai, che dall'alto dici: allora, se faccio così succede questo, se faccio così succede quello. Tutto a livello di testa. Tutto a livello di testa. E in più diciamo che schifo che fa il mondo. E no, bisogna avere il coraggio di fare delle scelte di cuore. La materia è qualcosa che non ci porteremo nell'aldilà. Ricordiamocelo. Non siamo fatti di materia, siamo fatti di energia, siamo fatti di spirito. La materia è un'illusione. Quindi dobbiamo scendere dalla testa a quello che veramente mi fa stare bene. In bocca al lupo, Maria Rita. Rita, ciao. Un consiglio per manifestare i miei doni spirituali. Ok, vediamo un pochino che cosa ti può aiutare, che cosa suggeriscono i numeri per manifestare i tuoi doni spirituali. Allora, è uscito un 1 negativo, il ribelle, l'insicurezza. Ok? Quindi abbiamo bisogno semplicemente di fidarci di quello che sentiamo e dei nostri doni spirituali, di non aspettare le conferme. Adesso provo questo, poi aspetto, vediamo se arriva la conferma, se va bene, poi ritento. Togli sto freno a mano. Togli sto freno a mano, Rita. Quindi fidati, vai, prova, divertiti, stai un po' nella leggerezza. Lascia stare questa insicurezza che ti rende anche molto nervosa, è la carta del ribelle, di quello che in questo momento avrebbe bisogno proprio di manifestare un po' come un adolescente, no? Gli adolescenti qualsiasi cosa gli dici non va bene. Quindi porta poi a questo atteggiamento, questa irrequietezza perché non riesco a esprimere ciò che sono. Esprimilo, vai, fidati, sarà quel che sarà. Se non si osa, non si fa niente. In bocca al lupo, Rita. Allora, Patrizia De Luca, cosa dico per migliorare la mia vita? Allora, vediamo che cosa succede nella vita di Patrizia. Di Patrizia. Allora, in realtà quello che stanno dicendo i numeri in questo momento è di proseguire. È uscito un 4 in positivo, il costruttore, l'ordine. Vedete come escono gli stessi, è incredibile. In questo momento, Patrizia continua a costruire con ordine, con metodo, con organizzazione, continua a lavorare sulle tue radici, a creare quello che è lo tuo spazio, il tuo focolare, il tuo ambiente. Questo è il consiglio che ti stanno dando in questo momento i numeri per migliorare la tua vita. Lavora su questo, sulle radici. Annalisa, allora, vorrei farlo, non riuscirò ad avere il mio posto di lavoro. Annalisa, mi dispiace moltissimo, questi non sono tarocchi, quindi non rispondono in questo modo, non rispondono sul futuro, rispondono su cosa possiamo cambiare dentro di noi. Se vuoi riformulare, risponderò. Vilma, ti faccio però tanti sentitissimi in bocca al lupo. Vilma Corrado, mi piacerebbe sapere come posso anche io sviluppare i miei doni. Vediamo qual è il consiglio dei numeri per Vilma Corrado. Oh, guarda, sai che è pazzesco. Il 2 di nuovo, il fanciullo, la sensibilità.
Lavora sulla parte armonizzante che c'è in te. Il 2, sappiatelo, è un assistente perfetto, previene, sa prevenire perché non sopporta i conflitti, è convinto di non reggere i conflitti. Quindi, quando esce un 2, vuol dire che dobbiamo imparare a essere fluidi, a essere diplomatici, che dobbiamo imparare il dono della pazienza, l'importanza della relazione, due, io e te, a essere in due. Quindi, quando esce un 2, vuol dire che bisogna sostenere questi, o sviluppare dentro di noi questi atteggiamenti. Se esce questo numero, vuol dire che in questo momento non diamo spazio a queste forme comportamentali. E se non lo facciamo, blocchiamo il fluire, il libero fluire, o rallentiamo, o meglio, forse potremmo accelerare, il fluire dei nostri doni. Ok, in bocca al lupo. Monica Lolli. Allora, ho conosciuto una persona degli ultimi 15 anni, mi sembrava, mi piacerebbe più venisse un ragionamento solo ragionale. Grazie anticipatamente. Io non posso rispondere, Monica, a questa domanda perché non sono tarocchi. Non sono tarocchi, quindi io non posso parlarti della relazione con questa persona, posso solo farti tanti auguri. Se vuoi riformulare, ben volentieri ti rispondo. Allora, vado avanti. Stefania dice: vorrei sapere se il mio percorso verso le materie olistiche è giusto. Non, i numeri non risponderanno in questo modo, risponderanno dicendoti cosa puoi fare o non fare rispetto al tuo percorso, come dici tu, olistico. Ed è uscito un 3 in negativo, lo straniero, l'imitazione. Imitazione. Abbiamo bisogno di manifestare noi stessi, quindi è molto importante, Stefania, che tu non sia, tra virgolette, intimorita o che tu non faccia il percorso che fai per un tuo bisogno di essere o di dimostrare o anche di accettazione. È molto importante che tu faccia questo percorso se senti che veramente ti dà benessere e che ti nutre e che fa respirare una parte di te. Se senti questo senza pensare all'esterno, senza pensare agli altri, il giudizio degli altri, la visibilità dall'esterno, allora è corretto. È qualcosa che tu fai per te ed è una cosa solo tua. Allora funziona. Altrimenti lo straniero è colui che è entrato in conflitto con il mondo, ha paura del rifiuto e fa un sacco di cose perché si estranea dal mondo, ma nello stesso tempo ha bisogno di essere fortemente accettato. In bocca al lupo. Maria Esposito: ho avuto un lutto importante 9 mesi fa, mia figlia, e da allora non riesco più a riprendere in mano la mia vita. Allora, vediamo che cosa ti possono dire di trasformare i numeri riguardo a questo. È chiaro che, come dire, di fronte a una situazione come la tua, bisogna anche dire che il tempo è importante. Noi dobbiamo avere anche il tempo per il lutto. Dobbiamo avere anche il tempo per il lutto e concedercelo.